Ci spostiamo a Perugia, in pieno centro storico. Ogni mercoledì diversi produttori locali consegnano a decine di famiglie formaggi, vino, frutta e verdura, un gruppo di acquisto solidale che sta prendendo sempre più piede. Vediamo con Andrea Chioini. Via della Viola nel cuore di Perugia, realtà meritevole di studi sociologici e urbanistici per i progetti che vi si stanno sperimentando. Tra questi c'è anche il GAS, denominato Fuori di Zucca, un gruppo di acquisto solidale scaturito dal progetto Social Start-ups, finanziato in quattro paesi europei dal programma Erasmus+. Ogni mercoledì ortolani, panificatori, vignaioli, caseificatori consegnano le merci ordinate online da varie decine di famiglie. I GAS sono anche una formula per ripensare la distribuzione alimentare, azzerando le distanze tra produttore e consumatore. Questo è il tema che, tra gli altri, ha portato in Umbria una delegazione proveniente dalla Tunisia, imprenditori e funzionari ministeriali coinvolti nel progetto Berberina, finanziato dall'Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo, AICS, per migliorare i metodi di allevamento ovino, visto come risorsa produttiva in grado di trattenere le giovani generazioni a Sidi Bouzid, nel sud del paese. Prevista la formazione di 50 allevatori, di cui 25 donne. Il progetto Berberina per capofila l'ONG Tamatte coinvolge 11 partner sulle due sponde del Mediterraneo, tra questi i dipartimenti di agraria e veterinaria dell'Università Perugina, insieme al Parco Agroalimentare 3A.